Leggo adesso una seconda ondata, vabbè, si sa, la seconda ondata è fortissima, tantissimi casi, le morti sono di meno. Comunque io continuo a domandarmi perché ancora i governi non fanno, tra le raccomandazioni che sono stampate e appese dappertutto, non ci sia una raccomandazione chiara, potente, decisiva di curare il sistema immunitario. Cioè, questo io non lo posso capire. Cioè, l'unica spiegazione che do a questo è che praticamente le multinazionali farmaceutiche quello che vogliono è che siamo deboli, no? Come sistema immunitario, in modo da poterci, che l'unica soluzione è il vaccino. Allora, questa è una filosofia di vedere quello che avviene come un nemico da evitare a tutti i costi e che ci vogliono delle risorse esterne perché noi da soli non possiamo combattere il virus. Questo non è vero, non è vero. Allora, è vero che ci sono delle persone che sono categorie vulnerabili e categorie a rischio e che hanno il sistema immunitario debole. Queste categorie vanno assolutamente protette a tutti i costi, questo è chiarissimo, ok? Ma comunque anche queste categorie bisognerebbe dare tutte le risorse possibili perché queste categorie migliorino il proprio sistema immunitario. Perché non è che possiamo, cioè, com'è che possiamo pensare che possiamo evitare, cioè il virus gira forte dappertutto e noi cerchiamo di evitare, se questo si infila dappertutto, cioè, com'è che possiamo pensare che possiamo evitare di entrare a contatto con il virus e che questa sia la soluzione? Non è la soluzione è che il nostro sistema immunitario diventi forte, sempre più forte, in modo che possa affrontare questo virus e magari essere asintomatico oppure comunque non morirci, ok? Perché comunque i tassi di mortalità comunque non sono una percentuale così alta e dipendono, nella più parte dei casi, è vero che ci sono state delle eccezioni, ma dipendono anche dalla forza della persona. Sì, ci sono state delle eccezioni che vanno studiate, comunque sia, va rinforzato il sistema immunitario e rinforzare il sistema immunitario non vuol dire solamente fisicamente prendere la vitamina C, cercare di evitare lo zucchero, troppi latticini, cercare di evitare il caffè, l'alcol, possibilmente le sigarette anche, cioè come dire cercare di essere sani. Quindi curare il corpo, no? Curare il corpo e quindi anche prendere degli integratori, per esempio l'astragalo, per esempio l'echinacea, per esempio questo fungo, come si chiamava? Vabbè, magari scriverò nel testo di questo video un elenco anche di erbe e funghi e altri. Tra l'altro è molto utile soprattutto a metà delle stagioni, quindi in primavera e in autunno, fare un detox, cioè quindi sbarazzarsi dalle tossine, fare pulizia. Allora, questa pulizia andrebbe fatta anche a livello proprio di dieta e quindi cercare di fare per esempio dei digiuni intermittenti e quindi per esempio fare colazione tardi e fare cena molto presto in modo che il corpo, il metabolismo stia molte ore senza ingerire niente, in modo che poi si dedichi, perché quando non ingerisce niente si dedica a fare pulizia. Ecco. E quindi lasciare che il nostro metabolismo faccia pulizia. Un metabolismo pulito in realtà vuol dire un sistema immunitario più forte, ok? Ma fare pulizia non è solamente a livello fisico. Noi ci rinforziamo e rinforziamo il nostro sistema immunitario quando siamo più forti emotivamente e per essere più forti emotivamente bisogna fare pulizia di tutte quelle emozioni che tendiamo a
a raccogliere, a non poter esprimere, a tenere dentro, a cercare di evitare, a cercare di non guardare. Ecco, quindi fare una pulizia di questo tipo vuol dire che diventiamo più forti, che l'energia, perché noi sono come gli strati della cipolla, cioè sono come strati dopo strati dopo strati di emozioni represse, perché la società, cioè non bisogna sentirsi in colpa per questo, la società e gli altri anche, cioè la relazione con l'altro ci porta anche a pensare che noi dobbiamo assolutamente evitare di esprimere le nostre emozioni, no? Ma noi possiamo trovare dei modi attraverso l'arte o tutta la creatività di tirare fuori queste emozioni difficili che con gli altri non possiamo tirare fuori. Questa è una pulizia che ci rinforza il sistema immunitario. Allora, quindi vedremo, ma non aspettiamoci che il vaccino ci salvi la vita. Perché in realtà siamo da capo. Siamo da capo nel senso che siamo noi i deboli e quindi abbiamo bisogno del vaccino che ci renda forti. Questo io non ci credo, francamente. Io devo dire una cosa, e ci saranno tanti che saranno contro questa cosa qua, ma a me non me ne frega niente, io la esprimo. Io rispetto le visioni degli altri, va bene, ma io ho la mia sulla questione dei vaccini. Io alle mie figlie da piccole non le ho vaccinate, ok? Facevo parte del comitato del Comilva, comitato antivaccinazione, cioè le ho portate a scuola con una lettera che dicevo che io ho deciso di non vaccinare le mie figlie. E perché? Non per irresponsabilità, no, perché io ho allattato le mie figlie 2 anni e perché le ho nutrite con cibi biologici, con cibi sani, le ho educate alla libertà, le ho portate alla scuola steineriana in modo che facessero della creatività, cioè ho cercato di educarle in modo da renderle forti. Come anche io stessa non cerco di evitare i problemi, cioè io non cerco di evitare niente, quello che mi arriva è una sfida che devo affrontare e superare, e quindi tutto quello che arriva nella vita non lo vedo come un nemico da evitare a tutti i costi, sia virus o sia un evento qualsiasi, ma lo vedo come un'opportunità di crescita e di rinforzarmi ancora di più. Questa è stata sempre la mia filosofia e quindi io non andrò a chiedere a prendere un vaccino e spero che nessuno mi obblighi qua in Svizzera a fare il vaccino, perché io non lo farò il vaccino, ok? Ecco, questa è la mia visione, che poi voglio dire, ognuno faccia come crede, io cercherò sempre di proteggere gli altri e quindi porto la mascherina quando sono con altre persone perché non so se loro hanno il sistema immunitario forte oppure no, ecco, ma io a me stessa non mi proteggo, io non lavo le mani, ok, le metto in faccia, la mascherina non la cambio in continuazione, uso sempre le stesse. Forse questo può essere, non so se questo può essere un pericolo per gli altri. Comunque io cerco di mantenermi a distanza e rispettare la distanza con gli altri e quindi cerco di proteggere gli altri perché non so gli altri che sistema immunitario hanno, ma nel mio caso io non cerco di evitare il contatto con il virus a tutti i costi perché so che io quello che vorrei è passarlo asintomatico, che è quello che tutti dovremmo, è l'obiettivo che tutti dovremmo avere, perché questo è l'unico modo di battere il virus, cioè affrontarlo ma non morirci, cioè e possibilmente asintomatico e se no con i sintomi lievi. Questo è il modo di battere il virus, non è evitarlo a tutti i costi e cercare di chiuderci finché questo forse passa. Non passa, cioè lo dobbiamo, cioè come dire, l'unico modo, e questo è una questione filosofica, no? L'unico modo di battere questo virus è affrontarlo ed essere più forti in modo che il nostro sistema immunitario in modo naturale lo affronta e gli dice no, questo ciao, cioè come dire, fanno il loro
piccole battaglie e il virus non vince su di noi e non ci uccide. Questo bisognerebbe puntare. E quindi io veramente mi domando perché le raccomandazioni dei governi non contengono le raccomandazioni per il sistema immunitario e non mi fido francamente. Non mi fido perché vedo che i governi, anche se sanno, perché questo lo sanno, che una persona se prende il Covid, che lo prenda e che ci muoia o non muoia, dipende in gran misura del sistema immunitario della persona. È chiaro questo, che le persone più deboli e che hanno il sistema immunitario più deboli sono le persone che magari ci hanno lasciato le penne. Cioè, quindi questo lo sanno. E perché non fanno proprio delle grosse raccomandazioni in questo senso? Questo io non riesco a capirlo e l'unica spiegazione è proprio quella dei soldi che le multinazionali farmaceutiche faranno con i vaccini. E quindi vogliono vaccinazione di massa e quindi questi cioè, siccome poi hanno le mani dappertutto nei governi, sarà questo, perché altrimenti io non me lo spiego. Ditemi se pensate diversamente, mi interessa sapere altri punti di vista, ma questo è come la penso e questa è la mia filosofia. E lo è stata sempre, lo è stata sempre. E un'altra cosa è che bisogna informarsi bene, perché chiaramente i quotidiani principali non parlano di queste notizie, però il Manifesto, The Guardian, cioè The Guardian è un quotidiano molto importante in Inghilterra e loro vedono chiaramente una connessione tra il coronavirus e il cambio climatico, ma soprattutto vedono una relazione molto importante tra il coronavirus e diciamo che il fatto che l'allevamento di massa, l'allevamento industriale e quindi anche la deforestazione, perché la deforestazione si deve all'allevamento industriale e quindi alla alta domanda di carne, questi allevamenti industriali sia per il mangime che per lo spazio che hanno bisogno deforestano e quindi distruggono l'habitat di tutte le specie selvatiche. Allora, è chiaro che il cambio climatico e la riduzione dell'habitat delle specie selvatiche è una delle ragioni per le quali i virus, le malattie zoonotiche stanno aumentando. E quindi io vi scongiuro, la carne riducetela drasticamente e comprate solamente carne biologica, carne dell'allevatore della porta accanto, cioè vicino, chilometro zero, gente che conoscete, che tiene le mucche in modo decente e in rispetto dell'animale. Cioè, evitate a tutti i costi gli allevamenti industriali, bisogna farli fallire questi allevamenti. Purtroppo è così, cioè non è che possiamo mantenere questo sistema economico senza lottare per il pianeta. Cioè, come dire, se lottiamo per il pianeta, delle parti del sistema economico purtroppo dovranno fallire e questo è inevitabile. Gli allevamenti industriali sono comunque un danno agli animali e a tutto il pianeta, perché poi l'inquinamento delle feci di questi animali è brutale, brutale. Quindi tutto questo è per la voglia di carne e questo è assurdo perché noi non abbiamo bisogno di così tanta carne, quindi poca carne ma scelta. Per favore, questa è una delle maniere in cui possiamo salvare questo pianeta. Cioè dico, ma ci pensiamo o no al pianeta? Perché se non ci pensiamo, allora ci estinguiamo, no?